Buongiorno, sono Davide Gianpietri e oggi vi parlerò dell'istanza di rimborso IRAP. Do risposta a uno dei quesiti che più frequentemente vengono posti. Riguarda proprio il criterio di cassa di competenza dei versamenti IRAP effettuati nel periodo imposta precedenti. Facciamo subito l'esempio. Un contribuente, per quanto riguarda l'IRAP dell'anno di imposta 2007, ha versato detta IRAP successivamente, magari dopo il controllo automatizzato 36 bis, e supponiamo nell'anno 2010, e quindi il contribuente si chiede: ma questa imposta che ho versato nel 2010 la devo far rientrare nell'istanza di rimborso del 2010 o del 2007, visto che il periodo di imposta di competenza era il 2007? Per la risposta a questa domanda dobbiamo ricordare che per l'IRAP vale il criterio di cassa, quindi questa imposta che io ho versato dovrò considerarla nell'istanza di rimborso relativa all'anno 2010, sebbene era riferita al periodo d'imposta 2007.